Altre live. Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi, 19 gennaio, di Buongiorno Sicilia. Andiamo avanti con il meteo e poi la rassegna stampa. Il meteo offerto da... Centro Revisioni, Florio Calandra. Il Tuareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere. Benvenuti al meteo di Filleroso TV. Vediamo le previsioni di martedì 19 gennaio. La nuvolosità si allontana, favorendo cieli sereni. Sul litorale tirrenico, ionico e meridionale, nubi sparse. Sull'Appennino e zone interne rasserenamenti in mattinata. Venti deboli. Basso Tirreno, canale da mosso a molto mosso. Vediamo le temperature. Palermo 9,4. Trapani 8,4. Agrigento 8,4. Enna 7,3. Caltanissetta 9,7. Ragusa 8,4. Siracusa 9,6. Catania 10,6. Messina 9,4. Grazie e appuntamento al meteo di domani. Bene, rieccoci qui. Vediamo adesso la rassegna stampa, cominciando con la maggiore agenzia di stampa nazionale, l'ANSA. L'ANSA che apre con la notizia del giorno. Conte alla prova del Senato perché ieri ha messo in cassa i 321 sì della Camera dei Deputati. Quindi adesso bisogna vedere cosa succederà oggi al Senato, dove notoriamente le cose sono un poco più complicate, anche perché c'è un numero più ridotto di esponenti politici, quindi ciascuno ha più peso e quindi bisognerà vedere adesso cosa succederà. Continuiamo con Italpress, ancora qui dalla Camera via libera alla fiducia, Conte si volta pagina, ma Salvini, che è il principale oppositore del Premier, dice vive su Marte. Coronavirus, ci sono 8.824 casi, abbiamo visto, e quindi l'allarme diciamo cresce. Scusate, andiamo avanti con le altre notizie. Ecco, questo è ADN Cronos, una notizia molto importante. L'Italia, come sapete, è protagonista in questo processo di pace per la Libia, in favore della Libia, che servirà a garantire la stabilità nel Mediterraneo. Ecco, in Libia i lavori sono a buon punto perché le due forze politiche oppositrici hanno raggiunto l'accordo per arrivare alle elezioni. Quindi questo significherà che finalmente la Libia avrà un governo stabile e democraticamente eletto. Andiamo avanti con le notizie nazionali. La Repubblica. Conte, una fiducia fragile. Gentiloni sul recovery plan va rafforzato, l'Italia deve accelerare. Così Repubblica. Continuiamo con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, anche qui primo sì, Conte alla sfida finale. Si paventa appunto che non possa andare bene al Senato e che le cose possano cambiare la situazione, il voto al Senato possa cambiare la situazione.
Il Corriere della Sera continua con una notizia preoccupante, inquietante, che desta anche molta amarezza, perché dall'Honduras molti migranti spingono per entrare negli Stati Uniti. Il fatto che ci sia oggi Joe Biden, che non ha mai manifestato opposizione verso i migranti, spinge tutte queste persone a credere che oggi sia facile entrare negli Stati Uniti. Non è così, non è mai stato così in nessun tempo per le persone che provengono, che pressano dalla parte sud dell'America, e a quanto pare sono stati purtroppo anche fermati a bastonate in Guatemala. Sono notizie che non vorremmo mai sentire. E continuiamo con le altre notizie. Il Fatto Quotidiano dà una piccola notizia: Rosato di Italia Viva, che vuole alzare la paga dei deputati. C'è molta ironia su questa notizia, ma l'apertura la fa con la grande foto e il grande titolo di Conte che ignora Matteo Renzi, dicendo: Renzi chi? Oggi la mina Senato, Conte volenterosi con noi, promette la legge proporzionale e prende 321 sì e 259 no. I senatori con lui fra 154 e 155, quindi ripeto, oggi vedremo che cosa accadrà. Continuiamo, il giornale Voto di Scambio. Ecco, il giornale, come sapete, il giornale della famiglia Berlusconi, tira fuori qualcosa che è stato nascosto dagli altri giornali, di cui tutti hanno taciuto, e cioè che Conte ha messo in cassa questi voti perché ha promesso soldi, quindi tutte le forze politiche sarebbero state rassicurate che avrebbero ottenuto quello che chiedevano in termini di denaro. Questo per accontentare con i ristori tutte quelle categorie professionali e sociali che fanno capo a ciascuna forza politica. Vedremo che cosa succederà. C'è poi una notizia in basso piuttosto inquietante, che la SIARTI, la società italiana degli anestesisti, ha deciso in un vademecum che gli ammalati di Covid in terapia intensiva che non rispondono alle cure e non devono più continuare ad essere trattati con le cure dedicate. Non si capisce se sia per evitare una sorta di accanimento terapeutico o per non sprecare risorse, o forse un po' tutte e due le cose. Andiamo in pubblicità e poi continuiamo con le altre notizie. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Siamo tornati in studio. Vediamo adesso la stampa locale, sia cartacea che online. Il Giornale di Sicilia. Ecco, la notizia principale che apprendiamo da Giornale Sicilia è che la regione siciliana chiede e reclama una quantità di denaro, torna a chiedere questa quantità di denaro, spunta un tesoretto da 25 milioni che dovrebbe essere diviso per i ristori. E salta anche fuori la notizia che un po' per avere a cuore la salute dei cittadini e la capacità delle strutture sanitarie di reggere alla crisi
del Covid, è un po' perché questo porterebbe un trattamento economico più pesante, spiega la ragione per la quale viene invocato che la Sicilia sia regione rossa. Con l'essere regione rossa, il denaro che dovesse affluire sarebbe molto più cospicuo del dovuto. Questo perché è un po' difficile riuscire a spiegare bene questo concetto senza diventare polemici. Andiamo avanti con gli altri siti. Ecco, Live Sicilia. I grillini e moderati. Qua c'è un'analisi abbastanza interessante. Il partito di Conte prende forma, quindi si ipotizza un po' l'idea che Conte si stia creando un suo partito che comprenda ex grillini e moderati. Vediamo le altre notizie. Il sindaco Leluca Orlando ha firmato un'ordinanza che vieta da oggi, 19 gennaio, di sostare davanti alle scuole, così raccogliendo probabilmente una lamentela generale dei tanti che effettivamente rilevavano come ci fossero i vari cosiddetti assembramenti davanti alle scuole nell'attesa degli alunni o degli alunni stessi. Ecco, andiamo avanti. Crisi da Covid, il dramma dei pub, ristori insufficienti per vivere. Ecco, cioè, comincia a sollevarsi una protesta di categoria, sempre più prende forma questa lamentela generalizzata di chi vive del settore appunto della ristorazione. Oggi parlano i gestori dei pub. Siamo uno dei settori più colpiti dalla pandemia, dice Fabio Ciulla, proprietario di un pub che vediamo nella foto. A Partinico arrivano casi più gravi, il dottore, il coordinatore Provenzano, Enzo Provenzano, chiede di vaccinare tutti e subito. Andiamo avanti, ma al riguardo registriamo una presa di posizione, un suggerimento, diciamo così, curioso, che parte da Letizia Moratti, come sapete, ex sindaco di Milano, esponente dell'alta borghesia industriale milanese per aver sposato un membro della famiglia Moratti. Letizia Moratti dice che i vaccini devono andare a chi produce, dicendo le regioni più ricche, sostanzialmente intende dire che lì dove si produce e c'è attività, quindi che poi fa da traino anche per il resto del paese, bisogna intervenire per fare ripartire appunto la produzione e l'economia. E in questo, forse in fondo, riflettendo, c'è anche un suo perché, però certamente non può essere questo quello che spinge a salvare la gente, ovviamente. A destra vediamo invece, ci dà notizia del perché ieri sera verso le 21 nella zona della Fiera del Mediterraneo ci sia stato un grande boato. È successo che un tir ha preso fuoco perché è esploso uno pneumatico. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia e tutto si è risolto nel migliore dei modi con la gratitudine dell'autista del tir. Andiamo avanti. Vediamo adesso una notizia curiosa, anche questa. L'Agenzia delle Entrate reclama l'IVA su 5.000 sepolture acquistate dal 2014. Quindi la Fondazione Santo Spirito, come sapete, è proprietaria del cimitero di Sant'Orsola, che fa capo alla Curia, deve versare questa imposta. Vedremo come andrà a finire. Con questo avevamo completato le notizie, prima di passare allo sport. Ecco, la Gazzetta dello Sport con il ritorno di Ibrahimovic, dà questa notizia importantissima, il Milan che ritorna in auge perché rientra Ibrahimovic. Riecco il re, dice nel titolo la Gazzetta dello Sport.
E completiamo con il Corriere dello Sport, che riprende anch'esso la stessa notizia. Ibra la sentenza, con due gol stende il Cagliari e riporta il Milan a più 3 sull'Inter. Zlatan è super, il Milan è squadra. Benissimo, abbiamo completato per oggi la rassegna stampa. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diciamo potete continuare a seguirci su Facebook e su YouTube. Grazie ancora e buona giornata. Benvenuti a Fil Rouge e al vostro oroscopo quotidiano. Ariete, concentratevi al meglio su tutto quello che state facendo e vedrete che presto otterrete ottimi risultati. Toro, trovare la soluzione a tutti i vostri problemi sicuramente non è facile, ma siate combattivi, tirate fuori il vostro asso nella manica. Gemelli, la vostra determinazione vi porterà ad ottenere ottimi risultati. Trova la spinta giusta. Cancro. È giunto il momento di mettere ordine nella tua vita. Non vi concentrate abbastanza. Evitate di sognare a occhi aperti. Leone. Il tuo spirito di iniziativa sicuramente ti farà spiccare davanti a tutti. E questo ti rende anche molto amabile. Hai molta fiducia in te stesso. Sicuramente bravo. Vergine. In amore non ci sono particolari cambiamenti. Evitate di trascurare chi sicuramente vi vuole molto bene. Bilancia. Calcolate sempre gli imprevisti. Non fatevi mai trovare impreparati. Se vi impegnate, tutto è possibile. Scorpione. Ponderate ogni vostra scelta. Non siate superficiali. Grande passione in amore. Sagittario. I tuoi amici sono i tuoi più grandi sostenitori. Sii leale sempre. L'unione fa la forza. Capricorno. Da tempo non ti capitava una giornata così bella. I tuoi affetti sono sicuramente un tuo valore aggiunto. Acquario. La tua ambizione ti porta a pretendere tanto da te stesso. Fai un bel bagno caldo. Vedrai, starai molto meglio. Pesci. Tenete i piedi ben a terra. Siate concreti e determinati, le idee sicuramente non vi mancano. Al prossimo oroscopo con Fil Rouge. A presto. Centro Revisioni Florio Calanda. Il Tuareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere.